Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale I Viaggi di Ale Massi. Questa domenica faremo un viaggio nella fantasia a Lucca Comics. Ci piace l'aria che si respira, appunto. Si ritorna bambini e non so come mai, ma lì tutti hanno veramente un bel sorriso. Ricordatevi di iscrivervi al canale, azionare la campanella e mettere un like se vi piacerà il video. Ma seguitelo fino in fondo e diteci qual è il personaggio che abbiamo, diciamo, fermato, bloccato, che vi è piaciuto di più. Per fantasia, per simpatia, eccetera. Ok? Grazie. Buongiorno a tutti, oggi con questa bella giornata vorremmo fare un giro a Lucca Comics. Sì, La strada che abbiamo percorso? la strada che abbiamo percorso fino ad adesso ci ha visto attraversare Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montecatini, Chiesina, Altopascio, Capannori e adesso stiamo per entrare a Lucca. Siamo a Lunata in questo momento, quindi siamo veramente alle porte di Lucca. Stiamo percorrendo la Pesciatina e siamo a Picciorana, precisamente, Picciorana, sì. risente località nel comune di Capannori, se non sbaglio, mi sembra di aver letto, Oggi o abbiamo Lucca, boh, vabbè. preso la R45, non avendo senza la GS Morgana. Sì. E La nostra motoretta si comporta molto bene, tra l'altro non consuma praticamente niente, abbiamo messo 5 litri di benzina ieri e abbiamo fatto, ma non so, boh, un'infinità di chilometri, credo che stiamo più o meno siamo intorno ai 150 km, quindi veramente va aria, anche le prestazioni vanno di pari passo. Sono veramente imbarazzanti, però è divertente e molto molto gestibile. Questa non è dotata di nessuna diaboleria tecnologica, non ha né un abbassatore né niente, però si gestisce molto bene. È già abbassato di suo. Ah sì, decisamente è già abbassato di suo. Comunque. Bene, via, ci vediamo a Lucca. Siamo arrivati a Lucca, quindi oltre a vedere le prime maschere lungo la strada, vediamo le mura di Lucca che sono completamente integre e sono lunghe circa 4 km. Sicuramente sapete che sono percorribili a piedi, è possibile passeggiare infatti sopra le mura di Lucca. A noi piace farlo in autunno quando le foglie cambiano colore, ma anche in primavera quando appunto la natura si risveglia. Non facciamo in tempo a spogliarci che arrivano le prime facce da Comics, un'intera famiglia di delfini. E Massi che fa conquiste. Ciao, oggi siamo a Lucca, i viaggi di Ale e Massi fanno, invece che un viaggio in moto, faranno un viaggio nella fantasia. Lucca Comics 2024. Siamo dietro, alle spalle abbiamo la chiesa di San Michele, bellissima tra l'altro. Si parte subito dal mondo dell'apocalisse zombie della serie Resident Evil. E a spasso sulle mura vediamo un po' chi incontriamo.
Ecco la banda Bassotti. Che bella sta lingua. Ciao. Io secondo me... Bellissimo. Grazie. Raccontami il tuo personaggio. Il mio personaggio è variegato oggi. Sono in veste di mezzo motociclista, in mezzo a tutti i costumi da supereroi. Bravo. Quindi perfetto, vediamo un attimino cosa scopriamo. Dovremmo chiedere un attimino ai partecipanti i loro personaggi. Sì, perché rischiamo di fare delle figurucce. Sì, assolutamente. La vostra passione da dove nasce, se ne avete voglia di ragionare un pochino? Che dire, una mattina così siamo svegliati e abbiamo detto dai, proviamo, avevamo tempo da perdere. Un po' di inventivo, una stampante 3D. E hanno detto dai, proviamo, andiamo. E da allora, che in realtà è successo meno di un anno fa, perché è stata la prima volta al Christmas Comics di Torino, abbiamo deciso di continuare. Benissimo. Questa sarà l'ottava, nona volta, ed eccoci qua, insomma. Complimenti, hanno fatto tutti i costumi. Sì, tutto fatto noi. Avete un... cioè, siete su qualche social? Sì, su Instagram abbiamo... io ho fatto il profilo, un secondo profilo da cosplayer. Okay. E quello è quello che sto utilizzando adesso. Ok, com'è il tuo nome del... Miglio underscore cosplay. Come Miglio Marino underscore cosplay. Vai, ok. In lontananza, Carmentita. Bellissimo. Bravo. Wow, bravissimo. Grazie. Ragazzi, voi siete... descrivete un po' il vostro... Io sono Child of Light. Dai, descrivete un attimo il vostro personaggio. Comincia tu. È una bambina principessa. Okay. Che si sveglia in una specie di sogno e deve affrontare delle creature spaventose. E quindi è in vestaglia da notte perché stava dormendo e c'ha la corona e questa mega spada che le casca in continuazione perché è un po' grandina per lei. Sì. Pesante. E lui è il tuo difensore, no? No, sono ignorante. Un'altra cosa. Il mio personaggio è una sorta di ammazzademoni privato che un bel giorno si ritrova con un incarico che ha a che fare anche con le sue origini. Bellissimo. La passione da quant'è che fate cosplay? Dal liceo più o meno. Quindi è passato pochissimo. Perché... no, una decina d'anni almeno. Sentite, avete una pagina Instagram o qualcosa? Siete no, su qualche siamo molto social? Occasionali. Perfetto. Grazie mille, ragazzi. Grazie, ragazzi. Ciao. Basta, ho un'idea. È bellissimo, le mura di Luca sono spettacolari. Ed in piazza, davanti alla cattedrale di San Michele, c'è tutto il gruppo. Qui riconosco soltanto alcuni dei personaggi, Crudelia De Mon, la banda Bassotti, la bella addormentata che tira tutto il gruppo. Ognuno assume la propria posa, naturalmente quella più significativa dettata dal personaggio. La bella addormentata cambia posa perché si è stancata e quindi si sdraia completamente. Questo è fantastico e gli è andata bene perché oggi è bel tempo. Come dice questo splendido personaggio, chi non lo conosce è messo proprio male e noi facciamo parte della categoria dei messi proprio male.
Vabbè, chi non lo conosce penso che sta messo un po' male, soprattutto dopo l'ultimo film. Vabbè, comunque, personaggio di Wolverine, questo tratto dall'ultimo film uscito la scorsa estate, Deadpool e Wolverine. Okay. Sono reduce da una parata fatta proprio con tutti i personaggi del film. E vabbè, questa non è l'unica versione che faccio. Ieri ho portato lo stesso costume, però senza la maschera. L'altro ieri con la tuta in pelle nera di X-Men anni 2000, e ho anche la versione classica con la giacca di pelle, la versione del fumetto. Vabbè, basta, sono finito, però c'è un personaggio che mi piace molto. Quanto ti è nata questa passione? Quanto tempo è che fai cosplay? Allora, cosplay precisamente dal 2015, quindi sono quasi 10 anni. Per le fiere le frequento dal 2013. Ok. Vabbè, come personaggio ovviamente ho portato per la prima volta proprio Wolverine, poi ne ho fatti anche altri che non sono di qua, quindi sono venuto un attimo da giù, da Napoli. Quella di Napoli la frequento tutti gli anni. Qui è il terzo anno che vengo, però è una città che amo, al di là del Lucca Comics, proprio la città mi piace molto. È bella. Buon comics! Grazie. Siamo nella parte food del Lucca Comics, dove anche i costumi, le maschere si alimentano. Allora non si campa di solo cosplay, qui si mangia anche. Ecco qua. Io sono Daniel, interpreto Shigaraki Tomura. Io sono Giada, interpreto Deku Midoriya Izuku. Siamo My Hero Academia per Lucca Comics and Games 2024. Alan, penso che ognuno abbia il suo di social. In realtà perché poi ci troviamo come tanti appassionati in giro per la fiera. Ok. Io sono Ossossino, come Osso Piccolo. Io sono Giada .cosplay. Ok. Benissimo, grazie ragazzi. Grazie a voi, buona fiera. Grazie. Grazie, buona fiera anche a voi. Scopriamo un attimino. Belle. Luca Game. Ma c'è una però. Pensa. Bravi. Ragazzi, un ultimo combatte per te è la fine. Cosa? Meravigliosa. Ciao, siamo il gruppo di Hercules del film del 97 della Disney e siamo le muse Megara, Ade ed Ercole. Ok. Venite, bimbo. Noi siamo praticamente amiche da sempre. Okay. Si conosce da sempre, si aggiunge il fidanzato così. Però ci è sempre piaciuto, dopo si va anche al Carnevale di Viareggio, quindi siamo avvezze a travestimenti. Okay. Di dove siete? Siamo di qua. Ah, proprio siamo, di qui, di Lucca. Sì, provincia di Lucca Maiore, ok. Benissimo. E niente, questa idea è nata con, ma perché non facciamo le muse di Hercules? Allora siamo poi amanti della Disney. Sì, tantissimo. Certo. E avete un social, siete sui social, ognuno è per conto proprio, avete un gruppo? Ognuno è per conto proprio, okay. Però lui c'ha l'account ufficiale. Ok. Il suo account di cosplay, perché ci lui... appoggiamo a lui. Sì, ok, certo, perfetto. Allora, dici pure... No, allora allora, disclaimer, il capo di tutto è lei, perché l'idea nasce da lì. Okay. Io sono, in realtà sono l'ultimo arrivato, perché l'anno scorso non ci conoscevamo e ora stiamo insieme, quindi okay, sono perfetto. Una giunta. Esatto. Però personalmente la passione per il cosplay è una cosa che faccio da qualche anno, e quando ci siamo conosciuti ho scoperto che piaceva anche a lei e ha funzionato molto bene e mi ha coinvolto, quindi insomma è una cosa che fa star bene, è divertente. Certo. Ci rallega prepararlo, ci rallega venire qui e poi vedi tanta gente contenta, perché effettivamente vedere queste cose qui che ricordano l'infanzia, cioè
non c'è età. Vedo persone entusiaste sbracciarsi quando ci vedono, non, indipendentemente da chi siano, da come vanno. Mollano quello che stanno facendo e vengono a fare una foto, è bellissimo. Bello, davvero, grazie ragazzi. E poi siamo anche discreti. Facciamo la tua. Un po', molto, e siete tutte belle. Tutti e belle. Va bene, grazie mille ragazzi. Il vostro canale? I viaggi di Ale e Massi. Va bene. Ok, è un canale di moto viaggiatore, quindi, ok, ciao. Grazie. C'è la vostra passione. Ok. Allora, noi abbiamo un canale di YouTube, I Viaggi di Ale e Massi. Ok. E quindi niente, oggi siamo nel viaggio nella fantasia. Okay. Quindi tieni fuori il microfono. Okay. Noi stiamo facendo un cosplay di un videogioco, Genshin Impact. Ok, scusate, non sono molto esperta di videogiochi, spiegatelo pure. Quindi. Esperti di moto. Ecco, infatti. E ora stiamo facendo dei personaggi, il mio non è ancora giocabile, lo sarà a breve, mentre già loro due sono molto giocabili. Cioè, ok. Il suo cosplay invece ha un'altra versione che è giocabile, mentre il vestito che ha al momento è una versione che è apparsa nel videogioco, che però non è giocabile, ma appare un po' come più un villain. Ok. E facciamo parte dei Fatui, che sarebbero il gruppo tipo dei cattivi, certo, in teoria, che prendono anche il nome dalle maschere. Sì, esatto, infatti io sono Arlecchino. Okay. Io sono Columbina Damoiselle. Ok. E io vabbè sarei Scaramouche, però sei tipo Scaramouche. Ecco, allora ora mi dovete dire una cosa. Okay. Da dove nasce, da quant'è che nasce, siete insieme, da quant'è che siete insieme, da dove nasce la passione? Noi abbiamo fatto il liceo insieme. Ah, ok. Abbiamo fatto gli ultimi 3 anni insieme. Sì. Ora ci siamo divisi per l'università e no, questa passione c'è sempre stata, ci siamo ritrovati e ha detto oh, anche voi fate cosplay, e quindi tutti insieme. Ok, avete una pagina, un profilo Instagram o siete sui social? Singolo o tutti insieme? Tutti insieme. Tutti insieme, l'abbiamo appena aperto, si chiama Pupix. Ok. Per un meme che è nato tra di noi. Ok, esatto. Va bene. Grazie mille. Poi vorrei dire una cosa, che il suo cosplay è stato fatto tutto a mano. Sì. Ecco, infatti, chi è che vi ha aiutato, o comunque se l'avete fatto da voi, sulla base naturalmente del videogioco, insomma, ecco. No, io l'ho fatto tutto da me, praticamente. Okay. Loro hanno lei ha fatto tutti questi i dettagli, ma anche la parrucca. Okay. E anche lei ha fatto tutta la parrucca. Sì. E invece però i vestiti l'abbiamo comprato, non essendo molto brava a cucire, esatto, comunque, visto che sono anche un po' complicati come costumi, invece acquistati, esatto, via. Esatto. Fa costume, quindi okay. Quindi sei all'università, fai... Sì, faccio costume. All'Accademia Belle Arti. Bellissimo, allora. Esatto. Grazie, ragazzi. Grazie buona giornata. Anche a voi. Volevo soltanto sapere un attimino da dove nasce la vostra passione. Sua? Sì. Siete, diciamo, amici, genitori, babbo e figlio, perfetto. Chiaramente. No. Descriveteci un attimino il vostro... Sono Alice e lui è il bianconiglio di Alice in Paese delle Meraviglie, ma una versione un po' più rivisitata. Perfetto. Sentite, i costumi, chi vi ha aiutato? Tutto lei. Io. Non ci posso credere, bravissimo. Tutto lei. Quindi la passione. Anche il liceo artistico, dai, diciamola tutta. Senti, vi troviamo sui social? No. No, ancora no. Via, presto. 15 anni, lasciategli il tempo. Sì. Complimenti, davvero. È il secondo anno, no? Sono venuti anche l'anno scorso. Io l'anno scorso non ero vestito. Ok. Però a parte che mi ha appassionato veramente, no, comunque divertente, poi fa parte della partecipazione padre figlio, dai, bellissimo. Visto che mi accusa sempre di seguire troppo gli altri due. Ah, ecco. Perché hai fratelli e sorelle, sì, insomma, più piccoli e più grandi. Più piccoli. Quindi va bene così. Vai, una passione condivisa. Buon comics. Okay. E mi fa allenare una gara.
passione, da quando è nata? Allora, io ho iniziato nel 2016, grazie alla mia migliore amica che già viveva in questo mondo dei cosplay, mi ha appunto portato qui a fare cosplay. Ho iniziato nel 2016, certo. Ho continuato fino ad adesso, mi piace crearli. Ci vuole tanto tempo, tanta passione. Quanto ci hai impiegato a crearlo? A fare questo cosplay ci ho messo 9 mesi. Ok. E, lavori te o? Sì, lavoro. E quindi a tempo perso. Sì, esatto, ci vuole tanto tempo e niente, questo è un personaggio di un videogioco che si chiama Apex Legend. Ecco, sei sui social? Sì, ho un profilo Instagram. Come si chiama? Mary Jane Pizza. Mary Jane Pizza, ok. Poi ci sono loro. E poi... Oddio, cos'è questo? È un microfono. Devo mangiarlo? Allora, si mangia? Possiamo? Sì, posso, devo nascondere la tenne. Cioè... Ora codesta è un po' poco adatta al personaggio, però... Siamo fuori servizio. Cioè. Siamo fuori servizio, okay. Quindi... Ok, va. Allora, niente, voglio sapere da quant'è che fate cosplay? Ma se questo si può chiamare cosplay, sì, da bene, 3-4 dai. Anni sì, che veniamo 4... qua vestiti così. Ah, così. Del COVID, di dove siete? Sì. Bologna. Di Reggio Bologna. Siamo cugini. Ah, ok, perfetto. Però da Lucca ci veniamo da almeno 12-13 anni. Ah, i primi anni erano in Borghese per studiare un po' la situazione, com'era. Visto, abbiamo trovato. Quindi il avete aperto giusto. Anche un qualcosa, cioè tipo un Instagram, un profilo Instagram? No, niente. Siamo così. Siamo qua, esatto. Fantasia. Lo facciamo solo per il nostro gusto personale, esatto. E l'avete fatti voi? Ma no, Roxy, aveva comprato 20 euro meglio spesi della mia vita. Vai! Perfetto. Infatti ne parlavamo prima che ci sentiamo un po' in colpa perché c'è gente che ci spende un anno intero a fare costumi. Bravo, della Madonna, e poi noi due cialtroni con questa roba qua, però funziona, quindi non vuoi prima di perdere. Complimenti per la fantasia. Grazie, però Marco, grazie. Vai. Allora, io voglio sapere questo si è scaricato. Questo si è scaricato. Vabbè, parlate con questo, dovrebbe essere sempre carico. Così ci prepariamo. Sì. Allora, volevo solo sapere. No, vabbè, niente. L'idea da chi è venuta, cosa il vostro personaggio, cioè la vostra ambientazione, e poi vorrei sapere quanti anni è che fate questa cosa, se è una passione comune, se avete un social. Noi siamo i Viaggi di Ale e Massi, se vi volete iscrivere i Viaggi di Ale e Massi, moto del giocatore. Ah, bello! Oddio! Vai, parti te! Parto io? Dai, sei più brava di me. Sì. Allora, soltanto appunto, volevo sapere, la passione quando vi è venuta, intanto l'idea? L'idea è venuta all'ideatrice che è Sean la pecora, okay. E anche l'ideazione degli abiti, tutto quanto, ecco. E la passione è comune perché... Quanto ci avete impiegato a ideare, a fare gli abiti? Praticamente il giorno prima, perché siamo di Lucca, siamo affezionati a questa manifestazione e tutti gli anni ideiamo qualcosa di diverso, sì. E ci divertiamo così. L'anno scorso ci siamo vestiti da zombie, insomma, sì, niente di che. Quest'anno ci siamo, sì, ci stiamo. Quest'anno abbiamo anche un tema. Sì. Abbiamo voluto dare importanza in più alla pecora nera che esce sempre dal gruppo, però ha anche un. Una... Ispirato dal cartone. Sì. Con delle frasi. Ah, ok. Abbiamo fatto parlare la pecora, Sean. Sì. Giro. Avete un social? Sì, abbiamo ognuno il suo social personale. Però non uno comune, eh. Ognuno ha il suo personale. Sì. Ok, perfetto. Seguiremo voi. Quindi ricordiamocelo, come hanno detto, i Viaggi di Ale e Massi, Alessandro e Massimiliano, quindi i viaggi di Ale e Massi. Cuba è in crescita, nel senso non è molto che l'abbiamo. Oddio! Paura? Avete paura?
professione, quanto che fai cosplay? Allora, io faccio cosplay dal 2017, sono un amante molto dello steampunk e principalmente faccio personaggi steampunk e original fantasy. Questo è un original e un angelo che si chiama Ofanim. Il costume? E l'ho fatto io, ecco. Fatto tutto a mano, la maschera, il bastone, le ali, l'armatura, ho fatto tutto io. Ok, quanti, cioè, nei ritagli di tempo, ecco, dal lavoro, quindi ci vuole molta passione. Brava, perché infatti, quando uno lavora 8 ore al giorno, certo, trovare poi il tempo di fare questi lavori. Certo, di dove sei? Io sono di Rimini. Ok, va benissimo. Sei su social, hai un profilo? Sì, sono sui social, sono Isabi Cosplay. Questa passione del cosplay? Di recente, perché anche se mi è sempre piaciuta come idea, adesso ho una figlia che è molto appassionata e quindi io mi sono adattata più che altro, okay, per farle compagnia. Certo, il personaggio? È Kaito Kid, che è un personaggio, è un ladro gentiluomo di un manga giapponese, poco conosciuto tutto sommato, però. Ok, e l'abito realizzato da solo? Questo è il mio abito della laurea, dell'abito con cui mi sono laureata, sì. Complimenti! Con qualche aggiustamento, ovvero qualche dettaglio aggiunto, il cappello è diventato, certo, il costume da Katoki. E la figlia ha quanti anni? 14 anni. E anche lei si è vestita, mi immagino? Sì, anche lei. Avete fatto una coppia? O? Allora, io ho una figlia e un figlio, ah, e sono in coppia con il figlio. Ah, ok. E invece lei ha scelto un'altra... Un altro soggetto. E con questa immagine, da Lucca Comics 2024, i viaggi di Ale e Massi vi salutano. Ricordatevi di iscrivervi al canale, azionare la campanella e mettere un like se il video vi è piaciuto. Un ciao, ciao a tutti. Ciao. E adesso un'esplosione di foto.